Buongiorno. Buongiorno, come va? Tutto bene. Sta parlando con una bambina al terminale. La bambina vede quello che hai scritto e adesso l'insegnante chiede alla bambina di rispondere. Stiamo parlando dei mammiferi e presentiamo il cane domenica. Tra le caratteristiche dei mammiferi, sangue caldo, peli e poi un'altra caratteristica. Me la puoi scrivere domenica? Perfetto, brava. Grazie, ciao domenica. Grazie, ciao domenica. Presidente, le faccio vedere un'innovazione che... Questo è lo segnetto elettronico che sostituirà tutti i libri e i quaderni di una scuola. Va bene? È una specie di iPad. È una specie di iPad. Il problema è che può scrivere, se lei vuole provare a scrivere, quello che lei scrive qui va sulle lavagne, è un prototipo. Vede, quando lei scrive, Presidente, scrive anche sulla lavagna, lo vedono anche gli altri bambini, lo può operare a casa, in aula, eccetera. Speriamo di riuscire a far partire la prima sperimentazione. Un complimento vivissimo al Ministro Brunetta, al Presidente Galateri, all'Ingegnere Raffaelli. È un bellissimo progetto ed è un progetto nazionale. Però permettetemi di dire quanto sia importante realizzare e portare queste iniziative a Napoli. Io stamattina ho partecipato ad una bella assemblea in cui si è detto dei tanti motivi di insoddisfazione che vengono colti tra i napoletani, ma mi ha colpito, insieme a tante risposte intelligenti, perché poi bisogna dire che i napoletani conoscono un sacco di guai ma sono intelligenti. Accanto a tante risposte intelligenti, quello che mi ha colpito, non è vero Presidente Graziano, è stato questo elemento di fiducia. Se c'è fiducia a Napoli ci può essere dappertutto e contribuisce a creare fiducia nel futuro di Napoli una iniziativa come questa, che poi poggia moltissimo sui napoletani che operano al Pausilipon, istituto veramente storico per la città di Napoli, che io ricordo quindi da quando ero alle mie prime armi politiche, nella preistoria, ecco. E penso che veramente sia una realizzazione significativa che mette in luce la carica di umanità dei napoletani, di coloro che qui sono medici, che sono infermieri, anche le famiglie straordinarie, ho trovato tanta compostezza, dignità e speranza. Io mi auguro che riusciremo tutti non solo a dare speranza ma anche a dare più certezze a questa città. Grazie.